Buonasera, buonasera a tutti voi di nuovo sullo zoo di North Channel TV. Ma l'arte può essere amica degli animali? Direi proprio di sì, ma non solamente perché nell'arte pittori, scultori, anche musicisti hanno utilizzato, impiegato, valorizzato le immagini degli animali per esprimere passione, amore per la vita. Ecco, è di questo amore per la vita che può diventare anche aiuto per la vita e per aiutare gli amici a quattro zampe che dedichiamo l'apertura della nostra puntata di questa sera. E lo facciamo, vedete, con un soggetto buffo, bizzarro. È questo gatto che è realizzato, come dice questa etichetta singolare, da una persona che è un artista del sociale, il mondo di Anna Cominotti. Anna Cominotti è con noi questa sera, la ringraziamo di essere presenti in studio. Abbiamo presenze che avete già visto, sono già amiche dello zoo e sono ancora una volta Antonella Gullo, FIBA per la provincia di Milano, Vania Malison. Buonasera. Dell'asilo Cultura Cinofila Mantra Dog di Cantù. Perché? Perché abbiamo lasciato nella scorsa puntata in sospeso tante cose che riguardavano l'educazione e allora, visto che si parla di animali che vanno aiutati, che vengono spesso delle volte adottati, è importante fissare dei principi su cui abbiamo deciso insieme con i nostri ospiti di tornare, proprio per voi, per non darvi un bigino, ma per darvi dei suggerimenti che possono essere utili tutti i giorni nella vita quotidiana per la gestione dei nostri amici e anche per prevenire episodi spiacevoli. Allora, Anna Cominotti, buonasera, buonasera. Ben arrivata, eccoci. Anna, se uno va sul suo profilo Facebook, vede di tutto e di più, la si vede con i City Angels, la si vede al Niguard, la si vede nelle manifestazioni, negli eventi dove ci sono raccolte fondi per aiutare le adozioni o animali che devono essere trasferiti da una zona all'altra del paese. Da cosa nasce questa passione, questa scelta così di artista del sociale? Allora, nasce da bambina, perché io all'età di 4 anni sono stata adottata. Sono stata adottata e ho vissuto 5 anni più belli e meravigliosi della mia infanzia, perché poi a 9 anni sono dovuta ritornare a casa, fra virgolette. E mi sono... cioè, in quel periodo, quando ero su in Valcamonica, Cividate Camuno, su da mia zia Caterina, c'erano cani e gatti ed erano i miei amici, io ci giocavo, passavo le giornate e la mia zia Caterina nel frattempo ricamava. Quando io fui portata via da mia mamma, come se, ritornando in città, perché dalla montagna, un po' come Heidi, mi sono ritrovata nei palazzi, difatti ho pubblicato un libro nel 2010. Il titolo di questo libro, Anna? Punti di vista con affetto, che ho dedicato alla mia zia Caterina. Ecco, difatti io quando sono ritornata a Milano, precisamente a San Giuliano Milanese, ho preso delle stoffa di tutto e di più, e con ago e filo, i fili di arammendo, ho cominciato a ricamare, perché era l'unico modo per esorcizzare, come ho scritto nel mio libro, la mancanza di questa figura che per me è stata molto importante, è stata per me una mamma. Poi c'era Stefano, c'era Cecilia, cioè stavamo bene lì e il distacco è stato veramente brutto. Quindi canalizzare l'energia affettiva verso il mondo della relazione con gli animali, ed ecco, ecco Frida di nuovo con noi, bentornata Frida, è un grande piacere averti allo zoo. Ecco, questa è stata più che una scelta, una necessità, sì, un desiderio per esprimere la per tua attività. Un vuoto. Allora da lì ho cominciato a ricamare, ricamavo, cucivo, facevo, disfavo e poi ho pensato, ma perché no regalare, perché ho sempre regalato anche fin da bambina, giocattoli, biciclette e quant'altro,
Perché non regalarle a qualcuno per far del bene? E difatti così ho fatto, ho regalato, dono anzi, la mia arte, ma per modo di dire non è proprio arte, è una parte di me, ecco, il mio no, mondo. È arte perché c'è una creatività incredibile nelle cose che vengono realizzate da Anna e che vengono sfruttate a fin di bene da Antonella. Antonella, ci vuoi raccontare qualcosa di questa partnership speciale? No, Anna è una persona speciale. Io ci siamo conosciute proprio grazie a due cagnoloni che sono riuscita poi a trovare per loro una bellissima famiglia, un maschio e una femmina, questo ci ha legate tantissimo. E avrò modo di portare le foto di questi cani, non ho fatto in tempo, che vivevano in un box, erano molto tristi, c'è stato un cambiamento, sono una famiglia stupenda. Ho garantito per loro cibo a vita, vaccinazioni, medicine di base, tra l'altro lei poi abbiamo scoperto che è anche la Lesmania, però ho trovato una famiglia stupenda che comunque ha cominciato a collaborare, quindi come vedete la consapevolezza c'è comunque, no? Cosa nasce cosa. Sì, e quindi adesso ci dividiamo le spese, ma tutto questo non in un box, ma in una bella famiglia. Una famiglia, ecco. Questo è importante per me. Quindi ci siamo legate tanto e Anna fa delle cose stupende per aiutare gli animali. Dalle Barbie ai gattoni, ai cagnolini, ecco, alle piastre, fa di tutto. Ecco, questa creatività poi viene messa in vendita negli eventi che vengono, certo, che vengono creati di volta in volta da FIBA. Sì. Mi hanno detto che tu collabori anche con il Niguarda. Nello specifico, qual è la tua attività di collaborazione? Allora, al Niguarda mi occupo praticamente di incidenti stradali, delle vittime della strada, per far vedere che dentro c'è un punto d'ascolto, se vogliono parlare, avere anche cioè l'associazione con vari avvocati, così, e hanno un'assistenza legale gratuita. E quindi purtroppo tutti i giorni. Quindi la tua attività sì. Di volontariato. Di volontariato nel supporto a queste famiglie. Io non riesco a dirlo. Neonatologia. Ho fatto dei gattini che poi verranno messi in vendita, non è una vendita, diciamo che ognuno offre quello che vuole. Spontaneamente, un'offerta libera. Per aiutare questo reparto di neonati, dove ci sono dei neonati, per comprare delle culle dove i bambini stanno vicino alla loro mamma. Si chiamano culle room. Sono prematuri comunque, sono bimbi prematuri, giusto? No, sono quelli che poi invece non sono prematuri, ma sono quelli che possono stare in camera con la loro mamma. Insomma, beati loro che possono già da piccoli, sono messaggi subliminali che Anna Cominotti lancia con questi gattini che appaiono all'interno di una struttura che non è certamente la cameretta di casa, la culla della mamma in casa, ma è comunque un contesto dove, perché no, abbellire, rendere migliore l'habitat, il contesto che non è quello familiare. Ho fatto anche dei cagnolini e gattini. Sì. Quindi questi bambini quando cresceranno gli passerà questa immagine e diranno: voglio un cane, voglio un gatto, come me l'ha disegnato l'Anna Cominotti. Allora, Antonella Gullo, quali sono i prossimi eventi dalla fine di ottobre, novembre, dicembre? Perché ci avviciniamo alle feste, sono sempre momenti caldi questi per le adozioni, per le manifestazioni. E cosa c'è che bolle in pentola dentro FIBA? Diverse cose. Dovrei sicuramente partecipare alla Sagra del Tartufo anche quest'anno, che è in Via Ripamonti, quindi dovremmo esserci a novembre, ma non ho ancora date precise. Sicuramente sarò a Chiaravalle alla fine di novembre, ma le date le posso dare più avanti.
Farò sicuramente una cena per gli auguri di Natale, la farò al Castelletto che è a Peschiera, ma anche qui dobbiamo decidere la data, ci sarà sicuramente anche Anna al mio fianco. E tutto questo sempre a favore degli animali, delle famiglie che sostengo. Ecco, questa è la singolarità. Mi ha colpito moltissimo un evento recente, Arti e Mestieri, e in quel contesto ci abbiamo infilato anche la passeggiata degli animali, la sfilata, sì, e via via le adozioni. È una tipologia nuova di proporre, di proporsi con gli animali. All'interno di un contesto, di un contenitore che sicuramente interessa migliaia di persone, si arriva e si trova Track, la sorpresa. C'è anche il cane. Sì, anche per quanto riguarda la Fiera degli Antichi Mestieri, la prima edizione c'è stata l'anno scorso. Io l'ho saputo e quindi ho parlato subito col sindaco e ho detto: eccoci, caspita, qui bisogna assolutamente fare una sfilata. È la prima edizione, quella dell'anno scorso, tra l'altro una fiera davvero molto molto bella, una location particolare con le balle di fieno in mezzo ai campi, trattori antichi, bellissimo. E la sfilata è piaciuta molto, avevamo 45 cani come prima edizione, quindi il sindaco mi ha detto: va, dall'anno prossimo tu. Eccoci qua. Qui e siamo, qui dove siamo? Qui siamo al Ravizza, con a Milano. Sì, Parco Ravizza Milano. Questa è stata l'anno scorso la prima edizione dello Zampettiamo a Ravizza, con Davide Accitto alla mia destra e il suo cagnolino Pippo, che è stato abbarato perché l'ha fatto sfilare non avvisando la giuria, e comunque ha vinto perché è la storia di Pippo salvato dal festival di Yulin. Oh, insomma, ferma, l'ha qui, fatto ferma, vincere. ferma Antonella. Allora, Davide, che avremo sicuramente nostro ospite nelle prossime puntate, fa un'attività particolare, molto complessa. E è rappresentante di un'associazione, vogliamo ricordare? L'associazione si chiama Action Project Animal. Che cosa fa Davide con questa associazione? Davide è il mio eroe. Io collaboro con tante associazioni che invito puntualmente, ed erano in tanti presenti all'evento. Davide, come tanti altri, è nel mio cuore, perché lui fa una cosa molto molto anche rischiosa insieme agli attivisti cinesi. Lui salva i cani del festival di Yulin. Ogni anno in Cina, a Yulin, c'è questo festival dove i cani purtroppo vengono anche rapiti, cioè dalle famiglie che passeggiano, e poi vengono purtroppo venduti, scelti e mangiati. È una cosa tragica. E Davide, anni fa, quando seppe di questa cosa, prese il primo aereo, andò, sbaglio anche posto perché ci sono due Yulin, me lo ricordo questo, e da lì cominciò la sua avventura. E riesce in questi, ha salvato veramente migliaia di cani in questi anni. Poi sapremo allora, da lui esattamente. Speriamo di averlo con noi quanto prima. E quindi con Pippo? E quindi con Pippo è stato molto molto carino, perché a parte tutte le altre associazioni, quest'anno avevamo anche Non li vuole nessuno, li salviamo noi, che è un'associazione che salva cani dalla Spagna, dalle Pereras, che anche lì il discorso è abbastanza delicato e infelice. E Pippo, mi ricordo che mentre presentavo la mia sfilata, a un certo punto io leggo, perché era uno degli ultimi, no? Leggo Pippo salvato da Davide, intanto io dico: Davide, hai barato, e comunque la giuria gli ha riservato un premio, perché veramente la storia di Pippo, come è stato è il primo valore, cane. È un valore simbolico, è anche una battaglia di principio, e quindi è un riconoscimento assolutamente più che meritato. Vania Malison, educatrice cinofila, sei già stata nostra ospite, ti abbiamo chiesto di tornare con noi, abbiamo l'intervallo, preparati perché poi sarà un bombardamento di domande sull'educazione dei nostri cani. A dopo. Thank you.
Quali sono le domande che fa il proprietario di cani abitualmente quando si rivolge a un educatore cinofilo? Allora, mio cane tira, cosa posso fare? Il mio cane non mi ascolta, quando lo chiamo non torna, è un testone, non capisce niente. È così, Vania, Malison? Sì. Il cane non capisce o sono allora, queste le domande tipo classiche? Sono queste le domande tipo, il proprietario sì, più o meno sono sempre le stesse le domande, il cane in realtà noi educatori diciamo che fondamentalmente non sbaglia mai. In realtà chi sbaglia, in buona fede chiaramente, è quasi sempre, cioè è sempre il proprietario, perché si approccia in maniera non corretta, perché spesso non avendo le competenze magari non chiede appunto, ma fa un po' l'autodidatta, come si diceva la volta scorsa, e quindi poi incappa in inevitabili problemi. Quello che io dico, o meglio, io lavoro in un certo modo come educatore. Quando il proprietario mi chiama perché ha o il cucciolino, o spesso ci chiamano anche in realtà quando il cane ha già 2 anni magari, no? E quindi va da sé che l'apprendimento di un cane di 2 anni è diverso dall'apprendimento di un cucciolo di 5-6 mesi. Quindi, come per i bambini, è sempre bene iniziare il prima possibile a fare un percorso di formazione, un percorso educativo, soprattutto per argomenti come la condotta al guinzaglio. La classica frase è: il mio cane tira, il mio cane lo chiamo ma non torna, non gli interessa proprio assolutamente, preferisce vagare per il parco. Queste sono le due problematiche, diciamo, più ripetitive, che esatto, si ripresentano ripetitive. Sempre. Allora, per far sì che il tuo cane ti ascolti, bisogna che prima di tutto il proprietario costruisca un rapporto con il suo cane. Perché io faccio spesso il paragone comunque con un figlio. Se tu non costruisci un rapporto con tuo figlio fin da quando tuo figlio è piccolino, va da sé che man mano che cresce, crescerà più o meno per fatti suoi, o meglio ti coinvolgerà sempre poco in qualità di genitore. La stessa cosa succede con i cani. Se io prendo un cane a 5 mesi, a 3 mesi, insomma, quando è cucciolo, e lo coccolo perché è tanto carino, perché è paffutello, perché è simpatico, e sale sul divano, e sale sul letto, tutte queste cose molto carine e simpatiche, ma poi non costruisco con lui un rapporto concreto, man mano che il cane cresce, diventa anarchico. Il rapporto concreto, tradotto per i nostri ascoltatori, vuol dire regole, leadership, allora, questo termine così anche complesso? Qui, il discorso di leadership, tanti lo chiamano ancora il capobranco. Allora, intanto la mia formazione è una formazione un po' mista, nel senso che io ho preferito seguire diverse filosofie di pensiero e di correnti, sempre su metodi cognitivi gentili, quindi assolutamente senza metodi coercitivi. Però non sono il classico educatore che, una volta che ha studiato un determinato modo di educare il cane, punto, va solo su quello. No, a me piace ampio spettro, anche perché ogni cane è diverso. Quindi se con il cane c'è un cane che può imparare con il gioco, c'è un cane che invece può imparare con il clicker, c'è un cane che, insomma, ci sono diversi metodi di insegnamento. L'insegnamento al proprietario, soprattutto per costruire questo rapporto. Diciamo che l'insegnamento, secondo me, più efficace, per la mia esperienza che ho avuto con diverse tipologie di cani problematici e no, quindi sia dal cucciolino al cane già adulto con manifestazioni già di alcuni problemi, il gioco è, secondo me, uno degli approcci fondamentali e quello che riesce poi meglio a costruire il rapporto con il cane. E io porto sempre l'esempio al proprietario quando viene da me, l'esempio della pallina. Tanti proprietari si fissano sul discorso pallina. Io ti lancio la pallina, tu corri, la vai a prendere e me la riporti qui. Non funziona così il gioco col tuo cane. Quindi poi io spiego come gioco con Frida, con la pallina. Frida adora la pallina, come quasi tu, vero che ti piace la pallina? Sì. Come quasi tutti i cani. Io e lei però abbiamo un modo di giocare che è, cioè, interagiamo molto, è come se lei giocasse con un suo simile. Quindi io prendo la pallina, faccio finta di lanciargliela in una direzione, lei parte, io invece la lancio in una direzione opposta. Continuiamo a cambiare direzione e non ha importanza se il tuo cane non ti porta la pallina ai piedi, perché tu non stai facendo il riporto con il tuo cane. Se hai un Golden Retriever, che è un cane da riporto, farai un corso per il riporto. Ma se tu stai giocando con il tuo cane, l'importante è che il tuo cane si diverta con te mentre giocate.
Questo è uno dei secondo me, è la base per iniziare a costruire un rapporto. Se tu riesci a coinvolgere il tuo cane giocando, perché è il modo anche più semplice per il proprietario sostanzialmente, il tuo cane inizia a avere fiducia in te, ti stima, perché per il tuo cane tu sei sempre qualcosa di interessante. Soprattutto prendere l'iniziativa, esatto. Far capire che si inizia un lavoro, un'attività, un gioco e poi la si chiude anche, esatto. Non lasciare la cosa fino aperta. A se stessa aperta, esattamente. Esatto, perché se tu la lasci aperta, lì allora poi subentra il discorso, il cane fa quello che vuole. Quindi io quando gioco con Frida, per esempio nella ricerca ludica, io in casa, quando piove, non si può sempre uscire, in casa nascondo un sacco di bocconcini, le do il comando di cercare, lei impazzisce, cerca e va da sé che lei chiaramente poi continua a cercare questi bocconcini anche quando li ha finiti. Quindi si utilizza una parola che può essere fine o stop, ma gli si dà proprio una chiusura. Abbiamo avuto questo momento insieme, ci siamo divertiti, adesso lo chiudiamo. Ma la stessa cosa si fa con i figli. Il papà o la mamma che giocano col proprio figlio non è che possono andare avanti a giocare ad oltranza 24 ore su 24, anche a loro gli si dà uno stop. Cioè concettualmente funzionano allo stesso modo, pressappoco. Una volta che tu riesci a instaurare un rapporto con il tuo cane e quindi il tuo cane ti trova interessante, ti trova sempre interessante, a prescindere da dov'è, da che cosa sente, in automatico tutto il resto viene più semplice, come il tanto agognato richiamo, che per tanti proprietari è un cruccio insormontabile, perché il cane 8 volte su 10 non torna, a meno che non vede che davanti ha un secchio di premi pronti all'uso. Ecco, un'altra cosa che io non utilizzo molto con il mio metodo sono i bocconcini. Io i bocconcini li utilizzo, ma in maniera molto 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 ponderata, perché sennò si rischia che poi il cane dipenda da questa risorsa, che anche lì 9 cani su 10 il cibo è bene o male, sì, una delle risorse. A volte nell'esperienza dell'educatore, quando si chiede al proprietario che comandi conosce già il suo cane, il seduto lo sa fare sempre, poi regolarmente il seduto all'esterno in certe situazioni il cane non lo fa. Ma non solo, si vede il proprietario che prende il bocconcino e comincia seduto, 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 giù, sì. E giù, tirando... Si vedono di quelle cose incredibili, e esatto. Ecco, non è questo il corretto approccio. Il premio è un rinforzo, lo si dà al termine di un'attività, di un lavoro, dico esatto, correttamente, giusto, esattamente. E quindi e poi lo si può anche togliere, basta una parola di gratificazione, oppure al termine di un lavoro, perché no, il gioco preferito. Esatto. E quindi ci sono mille possibilità. Mille sfumature, soprattutto ragionare sempre con la testa del cane, mai con la nostra testa. Soprattutto alternare, io consiglio sempre, quindi anche ad alternare del bocconcino, cioè non andare sempre a comprare nello store il solito sacchettino di bocconcini, va benissimo, però quello alternato a wurster, formaggio, pallina, se al cane è attratto dalla pallina. Questo perché? Sempre perché in questo modo il cane avrà sempre un'aspettativa positiva su di noi. Noi dobbiamo creare nel cane praticamente costantemente l'effetto sorpresa. Esatto. Se noi riusciamo a creare questo effetto sorpresa, il cane avrà sempre l'attenzione su di noi. Possiamo dare un suggerimento, Vania, ai nostri amici che ci ascoltano? Perché spesso vediamo i proprietari estrarre dalla tasca davanti i soliti premi. Allora, i bocconcini, possiamo dirlo, non teniamoli proprio lì, no. In viste davanti e neanche in sacchettini rumorosi. La cosa ideale è avere una sacchettina portapremi, ce la teniamo dietro, fuori dalla vista, dalla portata visiva del cane. Certo che lo sa che ci sono, però giustamente l'effetto sorpresa è fondamentale, perché altrimenti ci si gioca anche quella carta di autorevolezza, esatto. Che spesso e volentieri manca proprio ai proprietari. Tu sì che sei capace, tu sì che trovi sempre la soluzione e mi offri sempre qualcosa di nuovo. Esattamente. Ed è una leva fondamentale. Sì. Lavorare su questo aspetto della curiosità e dell'aspettativa cambia completamente, migliora direi la relazione. Siamo in intervallo, continuiamo dopo. Thank you.
Anna Cominotti, artista del sociale, che è nostra ospite questa sera, è anche un membro effettivo dei City Angels. È un corpo, tra virgolette, di volontari che si adopera per aiutare le persone in particolar modo in difficoltà e senza tetto nello specifico. Anna, ci vuoi raccontare come si incrocia questa tua attività anche con l'aiuto per gli animali dei senza tetto? Allora, si incrocia adesso che arriva l'inverno. Per esempio, io a casa preparo, fra virgolette, delle tutine che col cappuccio, quant'altro, da mettere su a cani che desiderano essere vestiti, perché un cane non è che cioè, non tutti accettano, ecco, non di tutti avere accetto. Il cappuccino, mettiamola così. Ecco. Poi niente, io e gli altri City Angel prepariamo anche, oltre per prima di tutto per gli esseri umani, cibo e quant'altro, prepariamo appunto questi croccantini che ci vengono donati da varie case produttrici. E niente, prepariamo questi sacchettini, poi arriva senza tetto, si mettono in fila con il loro peloso e lì fanno tenerezza perché partono le carezze, parte di tutto. Mario Furlan poi li ama gli animali, lui li adora, proprio una cosa. E niente, la serata è bella anche con l'incontro sia umano sia animale. È fantastico, sì. È uno spaccato che noi non abbiamo ho presente. Ho notato anche che loro comprano i medicinali per i loro pelosi, perché aprono e dicono guarda cosa abbiamo preso la pomata, abbiamo preso questo. Ed è bello perché anche le persone che abitano nella zona, perché purtroppo la zona Garibaldi, la zona Stazione Centrale, Lambrate, ci sono anche gli abitanti o i pendolari che comprano le varie pomate che il veterinario ha prescritto. Quindi loro fanno vedere che appunto. Beh, questo è un aspetto importantissimo. Penso, Antonella, che questa fetta di umanità, questo spaccato di umanità che noi non vediamo, se non magari correndo in fretta davanti alla centrale piuttosto che in attesa dell'autobus o della metropolitana. Ecco, è un mondo sommerso che non si vuol vedere, ma sul quale credo varrebbe la pena di, anche forse come FIBA, di insistere e di tornare. Se non sbaglio, anche la possibilità era stata creata di recente per dare un riparo, un posto caldo durante il periodo più freddo per i nostri amici più sfortunati e i loro quattro zampe, così. E Casa Silvana? Casa Silvana può anche ospitare, anzi ospita, il senza tetto col suo peloso, col suo compagno. Questo è un fatto di enorme civiltà, ricordiamocelo, perché quando si parla di Milano si pensa ai grattacieli, a City Life, si pensa alla moda, al triangolo. Non è solo questo, per fortuna. Milano è anche questo cuore in mano, sempre, sempre. Grandissima città, con grandi risorse di volontariato. E lo stiamo dimostrando in ogni appuntamento di ogni puntata. Fateci caso. Ci sono sempre associazioni che arrivano da Milano, dall'Interland, ma è un fare operoso che non ha fine. Sembra che sia un fiume di solidarietà che non si ferma. È un fatto, direi, straordinario. Non è solamente il fatto di avere il Nord che aiuta le associazioni del Sud in queste staffette per le adozioni, perché il Nord è veramente un grande collettore di cani che vengono adottati. Ma c'è tutto questo lavorio proprio non istituzionale, ma di supporto, anzi più che di supporto, sostitutivo rispetto allo Stato che non c'è, al Comune che non c'è, a chi si gira dall'altra parte. Quindi eccezionale attività che Anna fa anche con i City Angels, appunto per questo, perché ci apre a questa dimensione che, insomma, viva Dio, non esiste solamente Facebook, non esiste solamente il telefono nuovo, non esiste solamente il vivere dentro la virtualità, c'è la vita reale con tutte le sue asperità.
Antonella, Natale, tornerei sul Natale perché non è dietro l'angolo, però in prospettiva ci avviciniamo. Allora, che cosa tu prima hai detto? Si potrebbe fare un evento nei pressi di Milano, esattamente dove? Ma prima vorrei dire una cosa velocissima, che mi ricollego al volontariato di Anna. Non l'ho ancora detto. Purtroppo non abbiamo solo i senza tetto, abbiamo un numero di famiglie che ha bisogno di aiuto, che è in continua crescita. A me sono arrivate richieste da Milano, di famiglie che hanno animali d'affezione e che hanno bisogno di cibo. Cioè, sta aumentando, è gravissima, i dati sono preoccupanti, questo ci tenevo a sottolinearlo. Sì. Ecco. Ci sono bene famiglie, ma il numero è in continuo aumento, che mi chiamano chiedendo almeno del cibo. Ed è impensabile che le istituzioni non facciano nulla per aiutare queste famiglie, perché poi abbiamo gli abbandoni, risultato è che sono questi abbandoni, queste cessioni. E ci tenevo a dire questa cosa, perché bisognerebbe avere un aiuto concreto dai comuni. Ogni comune dovrebbe gestire questa situazione, quindi aiutare le famiglie, perché stanno aumentando, sono davvero tante. Per Natale mi piacerebbe fare qualcosa di carino, una cena. Io solitamente nei miei eventi ultimamente chiedo donazione libera. Sono una delle poche associazioni che non chiede 10, 15, 20 euro. Perché vorrei dare l'opportunità a tutti di partecipare. Anche le mie sfilate sono a donazione libera. Perché non tutti hanno i 5 euro, visto che abbiamo tante famiglie, diciamocelo, che hanno problemi economici. Cioè, ci sono state persone che hanno messo anche un euro, non importa, ma la soddisfazione di veder sfilare 50 cani per me è stato qualcosa di fantastico. E anche nei miei eventi io non chiedo solitamente un ingresso, un costo fisso, perché purtroppo vado ad eliminare una buona fetta di persone. Quindi poi ovviamente si spera che la generosità ma guarda, spesso e volentieri è chi ha meno, infatti, dona di più, che dona di più, si rinuncia più volentieri, c'è un senso di partecipazione alle difficoltà, al dolore, che ha uno spessore diverso, non c'è niente da fare, purtroppo è così. Lo so, comunque per Natale mi piacerebbe organizzare questa cena in questo ristorante, che è molto carino perché ha tanti salottini, poi ha un dog friendly, un bel posto, sono simpatici. Quindi gli animali possono chiaramente entrare, cani, e dove sarebbe? I nostri eventi ci devono sempre essere, i cani vanno portati. E dove si trova? Vero Vania, certo, perché quelli problematici li lasciamo a casa, poverini. Dove sarà l'evento? A Peschiera Borromeo. Borromeo, il castelletto, adesso ci metteremo d'accordo. Ovviamente lì ci sarà un costo, perché offriremo un primo, un secondo, un contorno, un panettone, spumantino, facciamo il brindisi. E quindi però sarà veramente molto alla portata di tutti, ecco. Benissimo, ci torneremo, sarai ancora nostra ospite su queste cose. Dobbiamo assolutamente pubblicizzare, aumentare la flotta degli amici che vogliono aiutare gli animali. A proposito di aiuto, vediamo se prima della pausa pubblicitaria possiamo iniziare questo discorso, Vania. Sì. Allora, le domande dei proprietari, abbiamo visto, il cane tira, il cane non torna, il cane non mi dà retta, fa di testa sua, eccetera. Ma il cane ha paura dei botti? Frida ha un terrore dei botti. Allora, il cane, c'è da fare una premessa, il cane non nasce con la paura di botti, di fuochi o di rumori forti. Quasi sempre è data poi da un'esperienza negativa che ha vissuto. Poi ci sono anche casi invece di cani estremamente sensibili ai rumori e quindi possono poi aver paura in maniera, diciamo, naturale. Però quasi sempre è perché è successo qualcosa. Nel suo caso specifico, lei fino a 4 anni non aveva nessun tipo di paura, né di botti né di temporali. A causa di un temporale, una notte, lei dormiva attaccata alla persiana, si è staccata la tenda di ferro che è andata a sbattere contro la persiana. Da lì lei ha fatto proprio si è spaventata moltissimo. Da lì non c'è verso, fuochi, botti di Capodanno e quindi temporali, spari dei cacciatori quando scoppiano i palloncini. Lei tra l'altro ha la propensione proprio a fuggire,
cioè anche se, a meno che non sia con me in quel momento. Questo aspetto della fuga è pericolosissimo, sì, perché è pericolosissimo. Si innesca un meccanismo di panico, esatto. Il cane non percepisce più nulla, no. Dolore, niente. Non ha più un limite, non ha più un freno. No, come dico io, al cane gli si chiude proprio la vena del cervello e quindi non capisce veramente più nulla, mette in pericolo ovviamente la sua vita, perché fuggendo da un qualcosa che l'ha estremamente turbato non ha la capacità di capire cosa sta facendo, quindi se scappa macchine, soprattutto un cane che non è abituato a vagare per strada da solo, perché poi ci sono anche quelli che invece sono assolutamente capaci di attraversare la strada, eccetera. Lei appunto ha una paura proprio incredibile. Andiamo in intervallo e poi diamo la risposta agli ascoltatori. Occhio al botto, petardi, temporale anche, scoppi improvvisi, rumori improvvisi. Ne stavamo parlando prima con l'educatrice Vania Malison, perché effettivamente è un problema per molti proprietari di cani. Allora, hai raccontato l'esperienza di Frida, da dove è nata questa paura, ma in concreto c'è una soluzione, si può fare qualcosa, li si può aiutare? Allora, la soluzione in realtà, di fatto, se il cane ha proprio questa fobia, perché poi diventa una fobia purtroppo, nel caso specifico non si può risolvere. Quello che si può fare è sicuramente dargli una mano in diversi modi. Per esempio, io consiglio spesso ai proprietari che hanno questo problema come lei la somministrazione dei fiori di Bach. Cosa sono i fiori di Bach? I fiori di Bach sono un mondo omeopatico innanzitutto, quindi il cane come noi umani li possiamo prendere sostanzialmente a vita perché non fanno male, come però tutte le cose è sempre meglio chiedere al proprio veterinario, perché poi ogni cane è a sé, potrebbe avere anche delle problematiche nel caso specifico dei fiori di Bach di allergie, se ha qualche allergia a qualche erba o qualcosa, perché sono appunto fiori sostanzialmente, quindi tutti i principi omeopatici. Una volta chiesto al veterinario, il veterinario quasi sempre è d'accordo perché appunto non hanno effetti collaterali. Non ci sono controindicazioni. No, non ci sono controindicazioni. Molto aiutano bene. Moltissimo, ma è importante sapere, soprattutto per il proprietario, che essendo un prodotto totalmente omeopatico non è l'effetto immediato di un prodotto chimico-farmaceutico. Quindi nel caso specifico con lei, per esempio, io a settembre inizio con i fiori di Bach in modo tale che per dicembre, quando ci sono i botti, lei abbia ormai in circolo già abbastanza questi fiori e quindi la possono aiutare. Quali fiori usi e dove li trovi? Allora, io personalmente mi rivolgo a una farmacia omeopatica, ma per il semplice fatto che se si va in erboristeria, anche in erboristeria va benissimo, sono fiori di Bach anche quelli, poi ci sono fiori di Bach e fiori australiani anche, o anche i fiori Rescue Dog si chiamano, che sono delle boccette già composte apposta per i quindi cani. Diluiti nel modo diluiti, corretto. Diluiti, ecco, importantissima cosa che dico sempre al proprietario, se li avete già in casa o se andate a farveli fare, dovete specificare per forza che sono per il cane, perché nei nostri fiori di Bach mettono la componente alcolica che è il brandy. Per il cane chiaramente non si può, quindi di solito o non mettono niente oppure per legarli insieme di solito utilizzano il bianco spino, se non ricordo male. Quindi è necessario dire che è per il cane. La composizione dei fiori in realtà te lo fa l'erborista o il farmacista omeopatico,
proprio sull'esigenza del cane. Specifica. Quindi io, esattamente, io quando sono andata per lei ho detto il cane ha paura di botti e temporali, quindi lui mi ha detto ok, allora mi scegliamo i fiori per un discorso di paura, ansia e stress. Perché ecco, quali sono i fiori che combinati insieme aiutano Frida? Bella domanda. Ce li ho scritti perché a memoria proprio... allora, c'è il fiore di Aspen, che sono sicura quello è dentro, poi c'è la... la rosa, però è un tipo di rosa, ma in ogni caso, cioè, diciamo che poi hanno questi nomi anche un po' latini, eccetera, quindi per il proprietario in realtà è abbastanza difficile poi ricordarseli. Io tuttora non me li ricordo perché ho la mia boccetta con segnati quelli, a mano. Voglio quelli. Ma infatti io faccio così, io mando un messaggino WhatsApp al farmacista con la foto della boccetta precedente, lui esatto. Prepara, io arrivo e ritiro. Tra l'altro hanno un costo contenuto. Ecco, è interessante. Su che ordine siamo? Quanti euro? Allora, una boccetta da 30 ml o 40 ml. Che è una bella boccettina. Sì, praticamente un flaconcino così. Siamo nell'ordine di 8 euro circa e nel suo caso, che è un 25 kg, quindi parliamo di un cane medio-grande, sono circa 15 gocce al giorno. Essendo omeopatico non serve che vengano scaglionate, io gliele metto direttamente tutte 15 nella pappa, la sera o il mezzogiorno a seconda di tanto non cambia nulla, non è un farmaco, quindi non serve un orario preciso, che la dose venga diluita, eccetera. E questo è un aiuto secondo me enorme, o meglio, a lei, con lei ha funzionato, col cane che avevo prima anche. E con i proprietari a cui l'ho consigliato funziona. E tra l'altro io non lo consiglio solo nel caso delle fobie di questo genere, ma lo consiglio a quei cani anche che sono iperattivi, che soffrono d'ansia da separazione, che sono super eccitati, che hanno una soglia di stress troppo elevata per svariati motivi. Quindi attenzione, non è che il proprietario viene da me, mi dice il problema del cane e io dico fiori di Bach. Ovvio che no, i fiori di Bach aiutano nel percorso che poi si andrà a fare per la problematica del cane. Nel caso specifico dei botti, questo, e dal momento che il cane, nel caso specifico dei botti di Capodanno, ha una preparazione al farmaco di circa 3 mesi, quindi il farmaco è in circolo, quindi il cane è inevitabilmente più tranquillo, ma va da sé che se io lei però la lascio a casa da sola, o io sono a casa e faccio la mia festa e lei sta nella sua cuccia, è chiaro che comunque ha paura lo stesso. Allora cosa faccio? In primis, da quando lei ha paura dei botti, io non mi assento mai a Capodanno. Questo è un sacrificio che noi proprietari... Che non chiamiamo sacrificio, esatto. Perché noi non facciamo sacrifici. Dobbiamo fare, se amiamo il nostro cane, se invece si esce lo stesso. Io personalmente o la porto in alta montagna in mezzo al nulla, o la porto in posti dove sono sicura che non fanno botti di Capodanno. Se non ne ho la possibilità, si sta a casa... con le dovute accortezze, a parte i fiori di Bach, finestre tutte chiuse, tapparelle tutte sigillate, televisore acceso col volume piuttosto alto, tanto è Capodanno quindi sono tutti in giro e fanno festa, e poi la si distrae con cosa? Con quello che a più lei piace durante la sua vita quotidiana, la ricerca, la pallina, la si fa giocare, perché appunto abbiamo detto prima che giocando si sa che si costruisce. In una parola magica si dà un'alternativa esatto. Al cane. Tutto qua. Al cane in realtà è fondamentale sempre l'alternativa nella sua vita di tutti i giorni. Se noi offriamo al cane un'alternativa, a parte otteniamo parecchi risultati, ma riusciamo anche a sviare alcuni atteggiamenti che non vogliamo che faccia o a evitare anche alcune situazioni. Banalmente il cucciolino di 3 mesi che prende le calze del proprietario se le porta in giro, istintivamente cosa fa il proprietario, ma credo che l'abbiamo fatto tutti, anche noi che siamo educatrici, rincorre il cane perché rivuole il suo calzino. Sì. Che cosa ottiene? Cosa pensa il cane in quel momento? Wow, stiamo giocando, corro ancora con il calzino in bocca. Non te lo molla, non te lo più mollo. Il calzino, esatto. Abbiamo non dato te lo il molla via più. Proprio. Esatto, quindi cosa si fa? Si offre l'alternativa al cane. Hai il calzino? Io faccio finta di niente, vado a prendere il tuo gioco preferito, vado a prendere un bocconcino, quello che vogliamo. Lo chiamo con voce tutta bella allegra, guarda un po' cosa c'è qua. Istintivamente il cane con questa vocina che noi facciamo si blocca perché si incuriosisce, vede quello che ho in mano, molla il calzino. Allora, pochi minuti, una pillola per uno, Area Cani, Antonella Gullo, come FIBA? Area... Sì, no e con Ni. Che e in quali dosi? Ni. A me non piace molto l'area cani, perché a volte cosa però c'è succede? Solo quella. D'accordo. Cosa succede? Che purtroppo
soprattutto chi prende, chi ha il primo cane, quindi non, prima esperienza, è convinto che il mondo finisce lì, cioè inizia lì per il cane. Si esce da casa, come dicevo, passeggiatina, aria cane, 10 minuti si torna a casa. E non è così. Non è così, il cane non ha bisogno solo di quello, anzi ha bisogno di fare delle... Io ho visto famiglie e persone che vanno agli cani, si siedono, il cane basta. Il cane non viene seguito nella maniera più assoluta, quindi... Ok, altra pillola, che rischi ci sono in area cani? Innumerevoli. Quali? Innanzitutto il fatto di non socializzare correttamente, nel senso che, come diceva Antonella, purtroppo nelle aree cani ci vanno tutti. Tutti, quindi significa, allora, non è che nell'area cane ci devono andare solo gli educatori col proprio cane, ovviamente, però ci vanno tutte quelle persone che, passatemi il termine, un po' si sentono in colpa perché il cane magari deve stare 7-8 ore da solo e quindi lo porto in area cane e si sfoga con i suoi simili. Possiamo dire un termine che spesso è, sì? Arrivano gli espertoni. Esatto. Esatto. Poi cosa succede? Nell'area cani, purtroppo, o per fortuna, appunto, cioè il cane nasce per far stare il cane libero nell'area cani. Ma io ho visto tantissime persone in area cani, al cellulare, a leggersi un libro, il cane vaga, entra un altro cane, il proprietario non chiede, scusi, posso entrare, il cane com'è? Entra direttamente. Bravissima. Esatto. Chiedere sempre. Si può, perché non sappiamo chi incontriamo. Informiamoci quantomeno su chi è l'amico che andiamo eventualmente a incrociare, esatto, in quel tempo che dedichiamo al nostro cane in un'area chiusa recintata. Anna Cominotti, un appello per tutte le tue iniziative e dove ti si può trovare prossimamente? Allora, si può trovare tramite Antonella Gullo. Dove la sfrutterai, Antonella? Lei è sempre con me. Se eccola qui, eravamo a Paullo e Anna aveva preparato tutti i doni dei premi della nostra mini lotteria. Avevamo delle cose stupende. Eccola, Citizen, ecco l'attività importantissima di volontariato che fa Anna Cominotti, che non finiremo mai di ringraziare per la sua sconfinata generosità. E questo ve lo ricordate, lui, questo gattone che avevano sequestrato? È praticamente il gatto della mia carissima amica. Vi ricordate che Gianluca Comazzi era intervenuto? Anche venne lui trovato a spasso per Milano. Ci furono delle immagini di Facebook che immortalarono questo felino, esattamente. Non poteva stare in quel posto. Allora, noi invece dobbiamo stare qui, ci vediamo ancora chiaramente la prossima settimana, sempre martedì, sempre alle 20 sul canale 218. Ciao, grazie a tutti, buona serata. Ciao.